Siccome mi è stato chiesto in un commento, voglio mostrarvi come si può raddrizzare semplicemente un'immagine anche quando, diciamo, il riferimento è verticale, non soltanto orizzontale, come nel caso appunto del video precedente, che trovate cliccando in alto a destra, dove vediamo semplicemente un'immagine, diciamo, del mare, quindi abbiamo un orizzonte ben delineato. In realtà, è molto semplice questa operazione perché è assolutamente identica. Dunque, dove c'è lo strumento contagocce, questo qui, teniamo premuto e andiamo a cliccare su strumento righello. Ora, quello che ci serve è un riferimento che sia assolutamente verticale, quindi possiamo prendere il profilo di questo edificio o di questo edificio che sono due grattacieli del centro direzionale di Napoli. Quindi, trasciniamo semplicemente, cerchiamo di metterci ovviamente paralleli oppure di andare perfettamente sopra la linea del grattacielo, prolunghiamo un po' di più per essere un po' più accurati. Poi, una volta che rilasciamo il tasto sinistro del mouse, ci compare questa casellina raddrizza di livello. Ci clicco su ed ecco la nostra bella foto raddrizzata. Naturalmente dovrò andare a tagliarla un po' e perderò pezzi di immagine, come si può vedere. Però ovviamente dipende sia dalla foto chiaramente che dal contesto, potrebbe anche non servirvi ovviamente quel pezzo di immagine, ma preferirete diciamo avere una foto raddrizzata in questo modo piuttosto che completamente diciamo fuori inquadratura. Alla prossima!